Domenica 3 dicembre, con una bellissima giornata di sole ma con temperature invernali, è andato in scena per le vie del centro storico di Introbio il tradizionale Natale sotto la torre, organizzato dall'amministrazione comunale con l'aiuto dei commercianti locali e dai numerosi volontari che si sono adoperati per organizzare al meglio questo atteso evento. Dalle 9 del mattino e fino alle 17 sono stati allestiti i mercatini degli hobbisti che hanno preso posto lungo le piazze e le corti del centro storico. Molte le bancarelle presenti che hanno proposto durante la giornata merce di vario tipo, ma soprattutto molte idee regalo e articoli fatti a mano a tema natalizio. Dagli addobbi alle palline per decorare i propri alberi di Natale, ai presepi fino alla decorazione fatta con materiali diversi, ma anche ottimi prodotti gastronomici esposti dai produttori locali e capi di vestiario adatti alla fredda stagione che è ormai cominciata. Piazza Antoniani, Piazza Comunale, Via e Piazza Pretorio, Via Perbiandino, Piazza Arrigoni, Corte Reale, per tutta la giornata hanno visto un via vai di gente del posto, ma anche di tante persone arrivate da fuori che, oltre ad ammirare la bellezza del centro storico con la maestosa torre medievale a far bella mostra, hanno potuto assistere ai tanti momenti di spettacolo organizzato sia per i grandi che per i piccini. Camminando per le strette vie del centro di Introbio ci si è potuti imbattere in personaggi travestiti da elfi, da animali del bosco, da pupazzi di neve, da alberi di Natale che hanno creato una suggestiva atmosfera natalizia e che invitavano i più piccoli a recarsi presso la casa di Babbo Natale per ammirare le ricche decorazioni e per scattare una foto ricordo seduti sulla sua poltrona in compagnia. Babbo Natale, star assoluta della giornata, oltre ad intrattenere i più piccoli, ha fatto da accompagnatore per tutto il pomeriggio ai coscritti di Premana che hanno presenziato a questo evento, girando per le varie corti e piazze, intonando canzoni popolari ed entusiasmando, oltre che a coinvolgere il pubblico accorso attorno a loro. L'atmosfera natalizia, oltre alle bancarelle e ai personaggi in costume, è stata creata anche dai falò accesi per scaldarsi in vari punti del percorso,
addosso e dove attorno al fuoco si sono radunate le persone infreddolite con l'immancabile tazza di vin brûlé. Non sono mancate le proposte culinarie. Per tutta la giornata in piazza Rigoni, oltre al vin brûlé, si è potuta assaggiare la polenta taragna a cura del CAI. Alla Scala Scura gli alpini hanno invece offerto le immancabili caldarroste, il panettone, pandoro, vino e zucchero filato. Piazza Pretorio invece è stata invasa dal profumo delle salamelle, sempre a cura degli alpini, mentre le mamme dell'asilo Venini hanno proposto pane e salame, porchetta, formaggi e bibite. L'enoteca di vino ha proposto infine un gustoso aperitivo per tutti. Per quanto riguarda la parte musicale, oltre ai coscritti di Premana, veri mattatori della giornata con il loro entusiasmo, la mattina per le vie del centro si sono potuti ammirare anche gli immancabili zampognari con le melodie natalizie, mentre in piazza Pretorio dalle 14 alle 17 ancora musica con i manzoniani. Dalle 10 alle 17 è andato in scena il battesimo della sella a cura del maneggio La Pistolina, mentre in tarda mattinata si sono svolte delle interessanti visite guidate in Villa Migliavacca. Presso la Corte Reale è andata in scena la filiera della lana con un laboratorio di filatura a cura dell'associazione Le Descuside. Tornando a Babbo Natale e alla sua casa, i bambini, oltre che ammirare la sua abitazione, hanno potuto partecipare a diverse attività proposte dagli elfi, tra cui indovina le nocciole, scarta e vinci la sorpresina di Natale, hanno potuto partecipare al classico trucca bimbi, oltre che gustare cioccolata calda, caviadini e tanti dolci messi a loro disposizione. Molto partecipato anche il laboratorio degli elfi, svoltosi in una corte vicino a Piazza Antoniani, organizzato dall'Associazione Futura di Premana. Dopo essersi radunati in piazza Pretorio e aver effettuato il tradizionale lancio dei palloncini, i presenti hanno atteso il calar del sole, ingannando il tempo con le canzoni dei coscritti di Premana, e alle 17 tutti i bambini presenti hanno raggiunto piazza Cavour, seguendo lungo via Umberto I e via Roma Babbo Natale a bordo di una divertente ape Piaggio, e dove dopo l'esibizione delle piccole ballerine di AK lezioni di danza a cura di Anna Kolesarova si è svolta la tanto attesa e suggestiva accensione del grande albero di Natale che illuminerà Introbio per tutto il periodo natalizio. Grande soddisfazione quindi da parte degli organizzatori per le numerose presenze e per Babbo Natale che, dopo aver salutato i presenti, è tornato al Polo Nord promettendo di tornare il prossimo anno.